Il sole benaugurante illumina le festose tifoserie rosso-blu e nero-verde, ma non la sbadata difesa teatina che crea il varco esatto per il lupacchiotto Rinaldi. A vita facile l'offensivo sulla preda teatina che cade al primo minuto, stordita sotto la gestione dell'encomiabile Del Grosso nella duplice veste di calciatore ed allenatore, dopo le dimissioni dell'onesto Ronci. La reazione abruzzese avviene all'ottavo con l'esterno offensivo Comini, veloce ma non preciso nel coordinarsi a rete, cercata con la rapidità di gioco dai molisani, che creano vari pericoli nell'area deputata all'estremo Romaniello. La rabbia prende il sopravvento sulla lucidità e così i padroni di casa, indomiti e perché no anche non sorretti dalla dea bendata, si dannano per cercare le giuste misure e ristabilire il pari con Fiore al sedicesimo e Varone al diciottesimo, che non credono agli interventi prodigiosi della difesa molisana. Rapidità di pensiero e velocità di esecuzione per gli ospiti, che producono seri imbarazzi alla difesa neroverde con le doti tecniche dell'ex Alessandro, rifinitore e finalizzatore, vera spina nel fianco insieme al furetto Rinaldi che infiamma la tifoseria rossoblù. Nel Chieti, pur in presenza di evidenti indecisioni difensive, non si registra la precarietà di gioco, tant'è che molte sono le possibilità di centrare la rete del pareggio, agognata con tanto ardore dagli offensivi, che in ogni modo inseguono l'occasione propizia, che capita anche a Fiore al 39esimo, che gira la retroguardia molisana gridando la rete del pareggio. Il signor Politi senza alcun recupero chiama la pausa ed il rientro in campo non registra variazioni, con i neroverdi convinti e determinati, ma scalognati, anche al settimo minuto con la nitida occasione di Massimo, ribattuta da Grillo. Gara sempre ben motivata, con l'aggressività alimentata dagli abruzzesi e i molisani che non calano mai di tensione. Prime sostituzioni nel campo basso, fuori Todino, dentro Bontà. Nel Chieti Pietrantonio sostituisce il puntuale Ricucci. La contesa perde al 33esimo Zanetti, per aver rimediato nello spazio di poco minuti due gialli. Teatini in inferiorità numerica. Adesso i padroni di casa palpitano e gli ospiti senza faticare sono agevolati per il possesso palla e senza più di tanto infierire. Al 37esimo ci scappa la seconda rete che sfuma anche perché le energie mentali sono agli sgoccioli. Appena 3 minuti di recupero per sancire la meritata vittoria molisana, sorretta dalla qualità tecnica della compagine rosso-blu e con la tifoseria teatina che si augura che il cuore e l'impegno degli attuali calciatori possano evitare ulteriori dispiaceri, perché come diceva l'ex Ronci, lascio solo un gruppo compattivo e coeso. Speriamo di continuare così, veniamo da 8 partite e 19 punti, quindi un rullino di marcia importante, abbiamo cambiato tantissimo perché sono andati via 9 giocatori, ne abbiamo presi 5, abbiamo ringiovanito molto perché sono arrivati giocatori di molto più giovani. Oggi abbiamo chiuso la partita con 6 under in campo, quindi non guardiamo neanche a tante altre cose. Adesso speriamo di fare una buona partita domenica con una buona squadra come il San Nicolò. Abbiamo sfruttato delle difficoltà del Chieti, perché obiettivamente il Chieti non è questo. Purtroppo abbiamo commesso ancora un'ingenuità difensiva che ci è costata la partita. Chiaramente poi abbiamo dovuto cambiare qualcosina, ci siamo spinti un po' in avanti, e il campo basso ha fatto una partita di attesa e ripartenza. È vero che abbiamo concesso, però siamo riusciti a creare anche qualche occasione da gol. Purtroppo questo errore difensivo ci è costata la gara. Però ecco, come dice il presidente, la situazione insomma, questo momento è davvero preoccupante. Non mi verrà detto quando si saprà qualcosa e domani sapremo qualcosa. Qui i ragazzi, bisogna solo elogiarli per il semplice motivo che ci hanno messo la faccia. Certo. Perciò penso che nessun calciatore con altri colleghi suoi si sarebbe preso la briga di prendersi una rogna così importante, anche perché ho visto un gesto d'affetto nei confronti di mister Ronci.
Per cui la questione è soltanto questa, il fatto dell'allenatore non è chiunque viene, pure se viene Giuseppe Mourinho non è c'ha la bacchetta magica. È marginale, certo. Non è c'ha certo. La bacchetta magica in termini di due settimane di mettere le cose a posto. Tutto a suo tempo, sperando di uscire al più presto da questa situazione, no delicatissima, quasi imbarazzante per noi, perché come tutti ben sapete i proclami erano ben altri, per cui...